Il mio ruolo oggi è di parlarvi della miopia elevata e in particolare di una delle complicanze legate alla miopia elevata, si chiama stafiloma posteriore, è la deformazione del bulbo legata alla miopia elevata, che ha sicuramente una componente genetica e che continua a progredire nell'arco della vita. I trattamenti attuali legati alle complicanze della miopia elevata e dello stafiloma sono la vitrectomia e il piombaggio maculare. Il piombaggio maculare è meno noto, storicamente è nato prima, ma poi era stato abbandonato per una serie di complicanze legate alla prima tecnica. Ecco, quello che ho fatto io negli ultimi 10 anni è stato di studiare lo sviluppo di un piombaggio maculare più semplice da inserire e legato a una minor percentuale di complicanze. Questo permette non solo di trattare il distacco di retina, il foro maculare, la schisi, che sono tutte complicanze legate allo stafiloma, ma proprio di supportare dalla parte posteriore la parete del bulbo, in modo non solo da trattare le complicanze, ma di prevenire quelle nuove, di prevenirne la progressione. E quindi diciamo che credo molto in questo tipo di trattamento, che certamente necessita di un ulteriore sviluppo nel tempo, ma quello che farò vedere quelle che sono le potenzialità di questo medical device e di questa tecnica chirurgica.